Ed eccoci qua ancora un'altra volta. Ciao a tutti, benvenuti nel canale Afrolatino. Per tutte quelle persone che ci stanno seguendo, il mio nome è Apri Borroto e in questo video vi farò vedere come definisco i miei capelli. Allora, per prima cosa iniziamo subito. Per farvi vedere i prodotti, io utilizzerò della crema di pettinare, da pettinare, poi quest'altra crema qua. Ok, non sto facendo pubblicità, sto solo facendo vedere i prodotti che utilizzo su di me, ok? Questi qua e anche utilizzo anche dell'olio d'argano, ok? E un spruzzino con dell'acqua dentro. Iniziamo. Allora, dividiamo subito la prima cosa, i capelli in quattro sezioni. Allora, mettere le mani qua è un incubo, però noi ci proviamo. Ok, allora facciamo il primo ciuffettone nostro. E poi facciamo altri due di qua. Ok, vediamo. Allora, andiamo a inumidire il primo ciuffo. Ancora un po', potete mettere l'acqua quanto volete, come meglio vi trovate, o anche meglio potete, questo lo potete fare anche dopo lo shampoo. Io in questo caso avevo lavato i capelli ieri e siccome adesso ce l'ho asciutti devo bagnarli per forza. Ok, allora mettiamo un po' di olio. Io metto per ogni ciuffo 3 spruzzi più o meno. Voi li potete mettere in dipendenza alla vostra quantità di capelli. Sempre massaggiamo un bel po' le punte. Ricordatevi, il massaggio molto fondamentale è tramite il massaggio e che i nostri capelli verranno poi, saranno o diventeranno sani. E quando mettiamo la crema nel nostro corpo, uguale identico. Allora, ecco qua, abbiamo messo dell'olio. Poi per aiutarci, scusate, a districare ancora con più facilità i capelli, mettiamo un pochettino di crema così. A me basta così perché io i capelli non è che ne ho, che sono così lunghi. Poi aggiungeremo poi l'altra anche. E anche qua facciamo sempre il massaggio, ok? Ok. Adesso io prenderò il pettinone mio. Ok, ed eccoci qua. Vedete come iniziano a prendere un po', vedete, le loro curvette. Oh, sono stupendi ragazzi, guardate. Allora, se non ne metto la crema, cioè questi diventano subito un cespuglio. Eccoci qua. Allora, io vado a vedere se ho ancora i nodi, a verificare più che altro col pettine, pettinando i capelli molto molto piano e sempre dalle punte verso l'alto. Ok, vedete che pian piano sto salendo, non faccio mai uno strappo così perché sennò rimango con i capelli. Se vedete nelle mani, allora se vedete tipo me adesso con un nodo qua, ecco, io quello che faccio è vado a mettere ancora un bel po' di crema, c'è un altro po', e ok, in quel punto lì. E con le dita mi aiuto sempre a districare i capelli, a togliere quel nodino intruso che ho qua in mezzo. Ok? Voi fate sempre, io faccio con le dita come mi trovo meglio, vedo che rovino un po' meno i capelli. E allora
Sì, come a volte ho poca pazienza, preferisco fare con le dita così sono sicura di non strapparmi i capelli andando col pettine a fare che non si fa. Ok? Se vogliamo avere dei capelli sani, vogliamo fare anche dei sacrifici. Allora, eccoci qua, i miei capelli qua sono ben definiti. Ok? E per l'ultima cosa, non per l'ultima però, perché per l'ultimo poi metteremo del gel nelle punte, pochissimo. Allora, poi dopo io vado ad utilizzare quest'altra cremina qua. Quest'altra cremina, la trovate da Tigotà, è molto buona. Io la vado. Applico così e poi dopo vado a fare con le dita ciuffetto per ciuffetto. Vedete qua? Ciuffetto per ciuffetto. Allora faccio così. Potete fare anche più grossi, ok? Basta che girate un po', se no anche, come faccio anche io a volte, potete lasciarli per i naturali, tipo così, ok? Io tante volte lo faccio così, non è che definisco sempre, tutte le volte ciuffetto per ciuffetto. Faccio così e poi li lascio asciugare tutto il tempo che loro lo necessitano, no? A volte ci vuole anche 3 ore per farli asciugare al naturale, senza phon, senza niente. E se tipo dovete andare a dormire, vi raccomando di fare un twist o se no di fare una semplice treccia, ok? Io in questo caso faccio così. Faccio una treccia. Ok. E per domani mattina mi alzerò, perché adesso questo video lo sto facendo di sera, ragazzi. E per domani mattina sono pronta. Ok, eccoci la nostra trecciolina fatta da questa parte. Ok, e adesso farò gli stessi identici passaggi con il resto dei capelli, ok? E poi alla fine vi farò vedere come rimangono. E allora qua riprendiamo e facciamo gli stessi passi di prima, ok? Allora, acqua. Olio, mi raccomando, massaggiate l'olio che quella ai capelli è una cosa, magari a qualcuno dà fastidio, però noi che abbiamo i capelli ricci è una cosa fondamentale. L'olio, le maschere, il massaggio. Allora, ok. Qua. Eccoci qua. Andiamo a mettere sempre la nostra cremina. Eccoci qua. Più o meno questa quantità. Direi che va bene. Se no potete anche mettere di più. Già come si vedono che vanno prendendo forma. Adesso io qua vi farò vedere come possiamo fare
in diversi modi. Allora, prima le avevo definite e poi alla fine ho fatto una treccia, ok? Che il giorno dopo si toglie e diventano tutti i capelli belli e riccioli. E adesso invece al posto della treccia io farò, che vi faccio vedere, con, facendo un twist. Vedete quanto sono definiti, ragazzi? Io qua farò un enorme twist, o se no possiamo fare altro che dividere i capelli. Ok, rinziamo. Se vedete che vi manca un po' di crema, io aggiungo sempre, magari se vedo che è un po' secco, aggiungo sempre un altro po' di crema. E dopo faccio un bel twist, ok? Finiamo in due e via, stringendo bello forte, ok? Mi avvicino un po', vedete i capelli in due sezioni, poi stringete bello forte, opla, qua c'era questo che voleva scappare, ok? Via. E perché non si apra ancora, togliamo un pochino, gli diamo ancora un bel po' e andiamo a fare tipo un cipollino tutto intorno, bello stretto. E anche con questo il giorno dopo, cioè, lo togliete, lo aprite e i capelli li avrete proprio perfetti. E adesso continuerò a definire anche il resto dei capelli. Quando arrivate lo stesso di prima, anche qua andiamo un po', e mettiamo nell'olio. Eccoci qua, adesso sempre un po' della nostra crema e opla! Guardate quanti brufoli il latte batte! Eccoci qua, non vuole uscire, si comporta male. Potete anche mischiare tutte e due, io lo faccio ogni tanto, lo mischiamo e passiamo al nostro massaggio. Eccoci qua, massaggiamo anche le varici. Non sto più utilizzando il pettine perché, siccome riesco a farlo con le dita, poi a me piace molto utilizzare le dita, siccome riesco a districarli con le mani, non utilizzo quasi mai il pettine, però voi se volete, lo ripeto ancora un'altra volta, fate come
come più riuscite, come vi trovate meglio, ok? Allora qua, eccoci qua. Io adesso questi vi vado a fare lo stesso, ne faccio una treccia come quello che avevo fatto con quelli di prima, con questi qua, no? Faccio la stessa trecciolina, scusatemi, che ho fatto da questa parte, la faccio anche da questa altra parte, ok? Se non siete capaci a fare le trecce, fatemi sapere nei commenti sotto. Io vi faccio un video dove vi spiego come fare le trecce. E se non riuscite a farle, comunque potete fare invece che dividere i capelli in tre, per fare la treccia dividete i capelli in due e fate un bel twist. Allora, qua a me sono rimasti i capelli, come vedete. Se capita anche a voi, non vi spaventate. Non so se riuscite a vedere. Sì, forse qua. Ok. Questi capelli qua. Se capita anche a voi, non vi spaventate, perché questi sono i capelli che rimangono quelli dannati, diciamo, no? Un po' quelli secchi che abbiamo, un po' quelli maltrattati. Sono quelli che vanno via sempre. Ok? Allora, lo stesso processo facciamo con questo. Mi piace stringere così faccio entrare l'acqua nei miei capelli di pecora. Allora, ecco qua. Qua iniziamo a dividere, ecco così. Questo lo dividiamo in due perché ne ho talmente tanti qua. Ecco. Allora, questi pinziamo. Ok, e lavoriamo con questo. Andiamo a umidire ancora un bel po' qua perché sono un po' asciutti. Ok, allora, olio. Cercate di rispettare sempre gli stessi passaggi, perché sono importanti. Magari se uno non mette l'olio, poi metti la crema e la crema magari cioè te li fa diventare un po' secchi. Prima mettete sempre l'olio come una protezione ai capelli, ok? Almeno io faccio sempre così e fino adesso mi è andata bene, mi trovo bene. Allora, la nostra cremina che per tirarla fuori sempre un incubo, eccola qua. Questo bersaglio del ponte. Allora, andiamo a controllare un attimo se qua ci sono i nodi. Bene, non ho niente. Piano piano, mi raccomando. Ok. Opa. Ok. L'ultima andiamo a mettere l'altra cremina. Anzi, qua faccio un twist. E qui se lo faccio prendere due e poi
empezado a pasar uno sotto l'altro, a incrociare. Ok? E stringendo bene bene, stringendo forte. Oh, guarda che carino questo. E facciamo tutto intorno alla nostra cipolla. Eccoci qua. E adesso facciamo con questo lo stesso olio. E crema sempre la stessa quantità. Poi ci possono essere i ciuffi che magari ne hanno più bisogno di crema, altri che ne hanno meno, perché ci sono parte dei capelli che ne abbiamo più più secche, cioè più secca, e un'altra parte che magari non avrà bisogno di tanta crema. Ok, poi cioè regolatevi un po' cioè mediante fate il massaggio, ok? Cioè regolatevi un po' ai vostri bisogni, a quello che richiede i vostri capelli, volevo dire quello, scusatemi. Ecco, io in questo ciuffo qua ce l'ho secco, molto. E allora vado a controllare col pettine se li ho districati bene. Ok, sempre piano piano. Opla, vedete, qui nella punta ne avevo un nodo. Eccoci qua, aggiungiamo ancora un po' di crema per non rovinare i capelli. Ed eccoci qua, non abbiamo più nodi finalmente. E via, guarda, capelli definiti, wow, vedete che bei riccioli. Ecco, la tenda che ho dietro assomiglia un po' ai miei riccioli, devo dire che l'ho scelta, allora non l'ho comprata con questa, con quel pensiero lì, però adesso vedendo i miei riccioli con lo fondo dietro della tenda sono proprio uguali. Ecco, allora andiamo a mettere a fare questa una treccia e via. Dopo la treccia la ora raccolgo da tutto. No, non devo raccogliere qua perché sono fatti un po' la treccia un po' con i cipollini, come dico io. Allora li lascio così, metto una cuffia, voi potete mettere anche un fularino e così poi andiamo a dormire. Meglio se lo trovate di seta, ok? Se non ce l'avete mettete un fularino che va bene lo stesso. E il giorno dopo vi alzate, aprite tutto e vedrete una bella definizione. Io vi farò vedere nel prossimo video. Se vi piace questo video, datevi un bel like e iscrivetevi al mio canale. E così vi lascio e vi saluto. Ciao, ci vediamo nel prossimo video. Ah, eccoci, scusate. Vi farò vedere la definizione nel prossimo video. Ciao, ciao.